Bella a tutti, ragazzi, sono Federico, bentornati sul mio canale YouTube. C'è anche Benedetta oggi, fai ciao con la manina. No, poi pensate che sono stupida, ecco, vabbè, niente, non dico niente. Lo so, Io ho letto i commenti in altri video. Poi irascibile, poverina, non sei un è po' vero, offesa. Non è vero. Oh, bacino. Allora, vi faccio vedere un po', un bel po' di cose in questo video, poi dimmi, Benny darà il suo voto personale. Come sempre. Allora, abbiamo qua la prima scatolina da unboxare. Abbiamo qui la prima scatolina. Sì. Che apriremo, come la apro? Se si rompe, poi mi vinci. GCDS. Ed è una borsetta porta caramelle. Che mangerà? Bene. Le mangerai te? Certo. E questo è l'invito della sfilata, appunto, che si terrà se non sbaglio, il 25, sì, il 25 febbraio alle 8 di sera. No, questa stava nel fiocco e stava attorno. Ecco, perché non capivo. E niente, quindi potete andare sul sito di CDS il 25 febbraio alle 8 per vedere la sfilata della loro nuova collezione. Andiamo ad aprire, dentro sono le caramelle. Come conquistare una persona? Mandatevi le caramelle. Posso aprirle? Vai a aprirle? Sì. Che voto dai a questo invito? 10? Sì. Ah, sono caramelle leone poi. Hai un invito con le caramelle, per me hai vinto. Molto, molto figo. Poi questa è la tipica catena di CDS che ha praticamente le maglie della catena, sono le lettere del nome, quindi c'è una G, una C, una D e una S. L'hai accorta? Ciao. Ah no, sì, ti stavo ascoltando. No, non me ne ero accorta. Ma sei sicuro di questa? Ah, certo, la S, sì, sì. Comunque invito con le caramelle, invito con i gonfiabili di Witton. Oddio. Prendere una. Quale hai preso? Fragola. No, pensavo fosse mela, non c'è menta. Pensavo fosse la mela. Prendiamo questa scatola di Nike, andiamo ad aprirla. E cosa ci sta dentro? Abbiamo qua delle Dunk High in questa colorazione esclusiva. È la release per il pack dell'All-Star Game di NBA di quest'anno. Abbiamo qua un logo olografico, guardate che figo, con la scritta dell'All-Star Game, il logo dell'NBA e poi lo swoosh di Nike. E poi come vedete ci sta un pattern, tutta la parte nera della tomaia, è una specie di pattern di vernice con tutte queste ondine che sembra come una chiazza di petrolio. E praticamente non so se riuscite a vedere, però appunto non è bianca il resto della tomaia, ma è color menta. Infatti la color ufficiale si chiama Barely Green, appena verde. Una dunk particolare fatta per l'All Star Game. Non ti stavo ascoltando, adesso sembra tipo questa in collaborazione con Footlocker, che me l'hanno inviato, che ringrazio. Grazie Footlocker, l'hai detto è tipo petrolio. Sì, sembra di quell'ondine del petrolio. Non mi stai ascoltando, no. Come al solito d'altronde. Che voto diamo a queste Dunk High Nike per l'All Star Game 9. 2009? Bene, quindi ti piace. Ora mettiamo via questo scatolone, insomma. Questo? Dopo, una cosa per volta, per favore. Passiamo a uno dei marchi che oramai con cui simpatizza di più Benny. Bandulu. L'altra volta abbiamo fatto vedere le Converse di Bandulu e a sto giro andiamo a vedere il completo che è stato rilasciato appunto in collab sempre con il marchio Converse. Abbiamo una hoodie molto figa qua con l'half zip e abbiamo tutti i ricami, filo di spugna in chenille, qua la scritta Bandulu ricamata sulla tasca a canguro, altri ricami di queste macchie qua, tutte appunto come fossero delle vere e proprie macchie, fatta molto molto bene. Sul retro anche qua le macchie blu non possono mancare, tutto ricamato. Non c'è niente di stampato, sì, però è bella calda. No, è pesante in senso buono, cioè una è bella calda, sì. Qua il tessuto del cappuccio sembra un po' il tessuto in versione leggermente più leggera che viene utilizzato nelle work jacket di Carhartt, tipo le Detroit. Quella rivalutata, questa del pack. Rivalutata? Sì. Tirandola fuori dalla busta. Sì. E poi qua invece abbiamo anche gli shorts, che sono gli shorts in basket, da basketball in mesh, però anche qui con il logo. Questa fettuccia di Grow molto figa con questa colorazione verde
viola e azzurra, mi piacciono molto, insomma, la tonalità dei colori. Altri schizzi qua ricamati di vernice. Questo azzurro e viola è fichissimo, ma questo color è orrendo. Boh, secondo me per un outfit estivo ci sta bene. Questo certo. Colore? Sì, non è un colore facile indossare, però ci sta. E in più abbiamo qua il logo di Converse ricamato. E questo pack appunto mi arrivava da Converse, che quindi ringrazio dopo appunto avervi fatto vedere anche le sneakers. Che voto gli dai? A questi? Uh-huh. 4, giusto perché mi piacciono i colori del ricamo qua, ma per il resto proprio... E la felpa invece? Via. E la felpa poi? No, la felpa 7 dai. 7? Dopo questi discrausi che gli hai dato, Converse non mi manderà più niente. Scusa Converse, mandategli un sacco di roba. Gli do un 7, anzi gli shorts a me piacciono più della felpa, gli do un 8 agli shorts. La felpa gli do un 7 anch'io, sì. No, gli shorts sono molto belli per l'estate quelli. Sono Barengo. Molto molto belli. Passiamo a questo box che arriva dal sito Mark Europe, che è un sito che vende usato o anche nuovo, però da parte dei privati. E abbiamo qua anche la loro cartolina. Okay. E tra l'altro, se volete comprare roba dal loro sito, che vi lascio in descrizione, poi vi lascio il codice sconto Barengo 10 per avere il 10% di sconto, appunto, se volete comprare qualcosa. Allora, questa la conosco anch'io, Gallery Depth. Mm-hmm. Gallery Department. Questa è della linea appunto di Josue Thomas, il designer di Los Angeles. Sono magliette in cotone abbastanza pesante, con tutti schizzi vernice applicati a mano, da quanto dico. Boh, carina, 8. Sì, anche a me piace molto, costa parecchio. Costa, se non sbaglio, una maglietta così costa 200 euro. Stai scherzando? No. Follia! Follia! Ah, carina. No, cioè, allora, non mi piace questa maglietta, ma è molto... Allora, questa è una delle magliette che ho avuto, uno dei primi pezzi di Supreme che ho avuto e poi avevo rivenduto perché all'epoca ancora non lavoravo, insomma, e non avevo troppi soldi da spendere in vestiti. E risale al 2013, è praticamente una stampa ripetuta più volte dell'album Power, Corruption and Lies dei New Order, la cui grafica dell'album e la copertina dell'album era fatta da uno dei grafici più famosi di tutti i tempi, da Peter Saville. E appunto questa è vi lascio qua la foto dell'album Power, Corruption, Lies, e questa è una grafica all over, che appunto si tratta della grafica dei fiori ripetuta tante volte. Infatti questa era una collab vera e propria di Supreme con il design, il grafico Peter Saville. Mi quindi piace. Niente, l'ho voluta ricomprare perché era uno dei primi pezzi su cui avevo messo le mie manine di Supreme, che poi non avevo più perché ero costretto a vendere. Non mi piace il lupi. Non ti piace? No. Grazie. No. Prego. No, non è ben bello. All'epoca la gente impazziva perché... appunto si indossavano queste. Aspetta, che anno hai detto? 2013. Vabbè, nel 2013 posso dire ci sta. E andava indosso con questa più le Vans, erano state rilasciate lo stesso anno. Vi lascio qua appunto sempre di Supreme la foto. Un po' Tumblr Boy, sì. 2013. Troppo, madonna, troppo. Oppure con le Janoskis di Nike, con le varie colorazioni di Gicamo floreali, cioè era proprio quel vibe là. Che voto gli dai a questa quindi? È molto morbida, quindi gli diamo un 5. Uh-huh. Poi pensando che è del 2013, mm-hmm, ci sta, quindi magari nel 2013 gli avrei dato anche tipo un 7. Mm. A me sti fiori me l'hanno proprio di vecchio. Ok, grazie. Scusate. Mi metto a piangere. Qualità. Questi pantaloni anche se sono di Gallery Department, forse vi ricordate un video in cui mostravo la versione che mi ho... Mi ricordo pure io, quindi. Nera. Arancione, bianca. Ma questa è proprio nera, perché questo è un altro paio di double knee, a questo è rimossa appunto il double knee, perché vedete lo stacco di colore qua sopra, c'era un altro pezzo di cotone che andava a coprire questa parte qua. E questi qua retail è pure abbastanza alto, siamo attorno ai $900. E abbiamo anche qua, come nella t-shirt di Gallery Department che vi ho fatto vedere prima, tutti questi schizzi di vernice applicati a mano un po' dappertutto. La costruzione rispecchia tutti gli altri jeans e pantaloni di Gallery Department, ovvero abbiamo uno spacco qua
che in cui hanno inserito un altro pezzo di tessuto per allargare il fondo, una specie di zampa di elefante, appunto quel fit che è skinny sulla coscia e poi va ad allargarsi dal ginocchio in giù. Che voto gli dai a questi jeans? I speak only the truth. Questi Carpenter jeans di Gallery Department, che voto gli dai? 7 solo? No, a me fanno impazzire. Ti do un 9. Hai chiesto a me il voto? Ti dico 7 perché gli altri mi piacciono di più. Quali? Gli altri colori. Quelli neri? Quelli arancioni? Quelli neri. No, non è vero, questi sono più belli di quelli neri, dai, li chiamo 8. 8 dunque, peccato del prezzo molto alto. Comunque trovate altri capi di Gallery Department sul sito appunto di Market Europe, potete utilizzare il mio codice sconto Baringo 10 per uno sconto addizionale del 10%. E in più, tra l'altro, sempre usato, ho comprato questo ulteriore giacchetto di Saint Laurent Teddy Varsity, perché e c'è rosa shocking, anche nero rosa avuto shocking. Non era mai un trittico. E questo non so se si vede in camera, dal vivo ho fatto alcune luci, sembra addirittura marrone, ma è un colore verde. Verdino, verde sì, militare, sembra... verde oliva. No, ma si vede dal video che è verde. Però sotto alcune luci sembra addirittura marrone. Ed è veramente bello, lo abbini con tutto, un colore del genere. Sì, è carino. Abbiamo anche la tipica catenella di Saint Laurent, l'interno è un mix di seta e di cupro. Ed abbiamo i tipici dettagli sulle spalle. Qua in pelle di agnello, che ritroviamo anche, poveri agnelli, che ritroviamo anche qua sulle tasche. Questa è una size 44, veste abbastanza slim fit ma anche molto croppata. Ti piace questa Benny? Che poi gli dai 10. Anche se non me l'hai fatta ancora provare. Boom bitch. Si tratta di una collab tra Mizuno, il brand giapponese sneakers per lo più da running, e l'artista Hajime Sorayama. Andiamo ad aprirle. Tra l'altro il lettering è fatto da lui. Ma assurde. Sono tutte cromate. Che cosa assurda. E sono delle sneakers che appunto vanno a riprendere quell'estetica tipica dell'artista giapponese, che saprete era già collaborato in ambito di moda, ad esempio con Huff, un mondo più streetwear, con Dior. Io ho anche un paio di pezzi sui Dior, delle camicie. E guarda, c'è tutto questa parte che è in plastica cromata e poi tutti i dettagli argentati, che vanno a riprendere proprio le sue stai intossicando che vanno a riprendere le sue opere d'arte. Se non sbaglio lui ha anche fatto una cover per un disco degli Aerosmith, comunque è parecchio famoso. E qua abbiamo anche una firma con scritto Sorayama. Qua la vedi, si legge appena. Dentro la soletta abbiamo anche qua il logo di Mizuno rifatto con la sua tutto molto bello, col suo design dorato, puzzone di morte. Sì, un odore di plastica, ma vabbè, sono scarpe di plastica. Sì, ma non lo so, vicino. Però veramente veramente fighe, devo dire, cioè sembra un pezzo. Sì, sono vive. Cioè, non dico, sembra un'opera d'arte, ecco, perché diciamo, da mettere non sarebbero facili. Però, avendo tutti questi dettagli argentati e cromati, riflettono proprio quell'estetica dell'artista giapponese. Che voto gli dai a queste sneakers? 9, questi missili d'argento. Veramente, devo dire, veramente un pezzo d'arte. Guardate, non ci si può specchiare, veramente, qua dentro. Ecco che Benny ha mangiato l'ennesima caramella GCDS dell'invito. Vero, ormai me le sta mangiando tutte. Non è vero, le ho mangiate 3, 2, una l'ho buttata. Vi ricordo che trovate i nostri Instagram in descrizione, e in più trovate anche il mio TikTok e il mio canale Twitch, che ultimamente, tra l'altro, abbiamo fatto anche il video streaming a Twitch, quindi iscrivetevi al mio Twitch, trovate il link in descrizione. Da Federico è tutto, e beh, da Benny anche. Grazie per aver visto questo video con noi e spero vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale oppure sul mio Instagram. Ciao! Ciao!